E veniamo adesso a parlarvi di Pupo e del Grande Fratello VIP 4 con quieta intervista che il cantante conduttore ha rilasciato al sito TV Blog con dichiarazioni, secondo me abbastanza sconvolgenti, ma che molto fanno capire delle dinamiche che vengono instaurate fra il conduttore, opinionisti e concorrenti. Pupo confessa di avere mutato opinione sul Grande Fratello VIP 4. Non avevo mai guardato il GF in vita mia. Sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall'umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. E aggiunge sul merito lo stesso cantante dicendo che se prima lo ritenevo una catta, ora ammetto che mi ha appassionato. Persino l'incoerenza e la ricerca di recupero professionale dei partecipanti sono state un arricchimento. Ma Enzo Ghinazzi, vero nome di Pupo, svela che non sempre è stato d'accordo con il conduttore Alfonso Signorini come quanto buttarono fuori Salvo, e racconta: Alfonso per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori, ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto. E sul tema fa un raffronto anche sulle altre conduttrici delle quali dice: questa edizione non avrebbe potuto avere elemento migliore. La Blasi, la D'Urso, la Marcuzzi, alle prese con questa emergenza, non le avrei viste alla stessa altezza. E veniamo alla discussione che però ha avuto con Alfonso sull'uscita del concorrente Salvo Veneziano squalificato. Quando buttarono fuori Salvo ci scontrammo. C'è stata una fase in cui ho pensato che non fosse troppo propenso al contraddittorio e ne abbiamo parlato in maniera molto chiara. Lo stesso cantante ha poi svelato che in caso di nuova edizione del Grande Fratello VIP, Sui direbbe pronto a rifarlo nel ruolo di opinionista. Vi ricordiamo invece che secondo quanto svelato da Dago Spia il programma Grande Fratello NIP condotto da Barbara D'Urso dovrebbe essere al momento stato sospeso per i noti problemi di coronavirus.